con l'ambiente. Abbiamo parlato prima del progetto BioLIR, l'abbiamo fatto con Gaia S.p.A., che menzionava appunto l'opera importante anche del Politecnico di Torino, quindi chiediamo ad Alessandro Rato che cosa fa il Politecnico nello specifico nell'ambito di questo progetto. Allora sì, il Politecnico di Torino è coinvolto nel progetto BioLIR e supporta Gaia S.p.A. in tutte le componenti del progetto che hanno carattere tecnico-scientifico. Quindi per quanto riguarda la raccolta di dati e l'elaborazione dei dati raccolti relativi alla qualità del biogas, alla qualità del percolato, alle portate in gioco sia di biogas che di percolato, alla simulazione in laboratorio e tramite modelli numerici e analitici di come si comporterebbe una discarica in condizioni ideali e non ultima la caratterizzazione del tipo geofisico, quindi indiretta, di alcune proprietà del materiale di scarica e dei fenomeni che coinvolgono il materiale di rifiuto imposto sotto l'effetto del ricircolo del percolato, per capire o cercare di capire nell'ambiente complesso e così eterogeneo che è la discarica, dove il percolato si muove e dove fluisce. Perché, come diceva l'ingegner Fischetti, un conto è lavorare in un reattore di laboratorio, dove le condizioni sono ottimizzate, certo, dove il rifiuto è continuamente miscelato, certo, sempre a contatto con il percolato. Un conto è avere a che fare con la discarica, che è un mezzo altamente eterogeneo, e quindi ci saranno delle zone della discarica che saranno più umide, zone in cui saranno meno umide, percolato che andrà da una parte e dall'altra. Certo. E quindi il nostro compito è, oltre a tutte le caratterizzazioni di laboratorio, le stime e i modelli numerici, capire anche dove va il percolato. Grazie, grazie. Fare i conti con l'ambiente 2015.